Ciao a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Sono di ritorno da una settimana piena, intrisa, zeppa di cose. Tutte belle in realtà, però è stato comunque pesante. E questo appunto è il video haul di tutto quello che ho preso a Parigi. Sono stata dall'8 all'11 di aprile. Adesso voi non so quando vedrete questo video, però probabilmente la settimana dopo. In realtà è stato un viaggio di piacere più che altro. E sono andata con Julie, con Be Makeup, per chi ancora se la ricorda ai tempi di gloria di YouTube. Ci siamo divertiti un sacco. Io come sempre ho fatto da guida, quindi la mia parte è stata un pochino più impegnativa. Però ce l'abbiamo fatta, siamo tornate sane e salve. In realtà ce la siamo presi abbastanza comoda, tra virgolette. Siamo stati a Parigi, abbiamo girato la città, poi siamo andati a Disneyland. Insomma, lo shopping non ha avuto una parte chissà quanto grande. Ecco, ci siamo fermati giusto qualche volta a prendere qualcosina. Quindi vi faccio vedere appunto le cose, ma non vi aspettate questo grande haul come il mio solito. Anzi, ultimamente il mio shopping proprio in generale è stato molto molto limitato. Comunque, a parte questo, vi faccio vedere appunto le cose che abbiamo preso. Il primo giorno, quindi quando siamo arrivate, perché siamo partite tipo alle 7 di mattina, siamo arrivate lì verso le 9, 9 e mezza, abbiamo fatto i vari giri per la città. A un certo punto abbiamo deciso così di andare da Primark. L'unico problema è che a Parigi Primark sta molto lontano dal centro e noi eravamo più o meno vicino alla Tour Eiffel, come proprio come hotel. Quindi io e il mio magico telefono abbiamo ricercato questo luogo mistico e l'abbiamo trovato in un centro commerciale di cui adesso non mi è nota la provenienza, non ho neanche lo scontrino. Però vabbè, ce ne sono due credo a Parigi. Questo dove siamo andati noi, in questo centro commerciale, era veramente trattato male. Cioè era uno di quei Primark dove non c'è quasi nulla, se non proprio, sapete, quelle cose scrause che lasciano, ecco. Quindi vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, prima di tutto io ho una fissa per i beauty case, quindi ho preso questo qui, che comunque è bello grande ed è troppo carino perché è di Paperina. Non so perché siano tutte fissate con Minnie, perché io invece ho sempre avuto una crush su di lei. Costava 8 euro. Guardate che carini anche i dettagli della cernierina. E all'interno ho un altro beauty case che è un po' più piccolino, quindi dai, due beauty case al prezzo di 8 euro, fattibile. Poi prendo tutto molto a caso, ho preso queste due maschere idratanti, che poi in realtà una era di Julie ma me la lasciate nella bustina, quindi molto bene. Adesso ne ho due, lei si è presa invece la mia con l'altra. Queste qui sono maschere in tessuto con questa bella snia che era qua, 1,50 euro, e appunto sono entrambe idratanti, ecco perché una era dei Julie. Poi sapete che prendendo l'aereo la pelle si secca tantissimo, quindi le abbiamo prese apposta, in realtà mai utilizzate. Molto bene. Poi mi sono presa questo mini portafogli perché appunto il giorno dopo, poi martedì, siamo andate a Disneyland. Mi dovevo portare lo zainetto, non avevo sbatti di mettere quello grande perché poi dentro c'era l'acqua, il cibo e cose, perché piccolo tips, se andate a Disneyland portatevi sempre tutto da casa se riuscite, perché lì, allora, riuscite a mangiare in realtà con 12-15 euro proprio sforando, magari a pranzo, però se rimanete appunto tutta la giornata poi si aggiungono acqua, cose da bere, merenda, se rimanete anche a cena, quindi vi consiglio sempre di portare le cose da casa. E questo piccolo portafoglio appunto l'ho preso lì, ho ritrovato anche lo scontrino, vedete, l'avevo messo qua dentro. Centro commerciale Quartz, ecco come si chiama. Questo qui appunto gli ho tolto l'etichetta, però penso che stasse intorno al tipo 2,53 euro. Poi di abbigliamento ho preso soltanto due cose, perché vi ripeto, non c'era nulla. La prima cosa che ho preso è questo maglioncino qua, di questo arancio bellissimo, è tipo un arancio mandarino ed è fatto di maglia forellata, però è molto comfy. Infatti ho preso una XL apposta e l'ho pagato 12 euro, però mi piace un sacco perché almeno essendo così comfy, così larga, la potete mettere con i leggings e state a posto. Poi a un certo momento è partita come sempre la fangirl che è in me e ho trovato l'angolino Game of Thrones, che tra l'altro è iniziata l'ottava stagione. Piccolo PS, oggi esattamente mentre sto registrando questo video sta per uscire la prima puntata e io rimarrò sveglia fino alle 3, anzi fino alle 4, per guardarla in contemporanea con gli Stati Uniti, ma questo è un altro discorso. Quindi da vera fangirl mi sono presa la magliettina perché ho il pigiama di Harry Potter della Disney, mi manca
cavo di Game of Thrones e ho trovato questa maglia con scritto You Know Nothing, Jon Snow, la famosa frase di Gret. E ho preso anche qui un XL perché si sa, il pigiama deve essere comfy, 8 euro. Mi piace un sacco perché è bianca e ha le maniche nere, però non sono maniche lunghe ma tipo a tre quarti. E in realtà da Primark è finito qua, ragazzi. Cioè, ve l'ho detto, è stato proprio disastro, disastro. Poi, appunto, il giorno dopo siamo andati a Disneyland. Lì ho comprato le classiche orecchiette. In realtà, se mi seguite su Instagram ne avrete già visto un paio in una foto. Classica foto di rito che ci sta sempre. Queste qui appunto sono quelle della foto, guardate che meraviglia. 19 euro mi pare qualcosa. E sono appunto quelle di Minnie con il fiocco fatto così e le orecchiette glitter. Poi la cosa bellissima è che qui di fianco c'è anche scritto Disneyland Paris con tipo un brillantino. E qui c'è scritto Is Magical. Me lo metto. Cioè, guardate che cute. È troppo bello. Ci sono andate in giro todo il Dias. E poi io ero in fila praticamente ad una giostra e ho visto quest'altra ragazza passare e aveva in testa le orecchiette di Ariel. Adesso, chiunque mi conosca bene o voi che comunque mi seguite da tanto saprete che la sirenetta, proprio come cartone Disney, è una delle cose che amo di più al mondo. Quindi appena l'ho vista ho detto mia, deve essere mia. Ho girato tutti i negozietti, non la trovavo, raga, non le trovavo. A un certo punto siamo entrati nel posto dove hanno ricreato un po' l'ambiente di Aladdin. C'era questo chioschetto che le vendeva. Ho detto fermi tutti. E quindi eccole qua sostanzialmente. Sono sempre lo stesso stile, cioè sono sempre queste, ma comincio anche la mia collezione di cerchietti Disney. E come vedete hanno qui tutte le scagliette, le conchiglie viola, il fiocco rosso e qui vabbè c'è altro tulle, insomma un po' così. Sono stupende. Queste come vedete hanno ancora tutto attaccato perché non le ho proprio indossate. E queste qui le ho pagate 19,99 sempre. Quindi 40 bombe spese per questi due cerchietti. Ottimo, Ilaria. Magari ne bastava una sola. Poi un altro giorno siamo stati a Montmartre, dove c'è, mi pare, una cattedrale comunque bellissima. Vi fate lì la scalinata e c'è appunto questa cattedrale stupenda. Solo che la zona non è proprio delle migliori, perché anche qui sta un pochino in periferia. Sta perché vicino al Moulin Rouge, che è un'altra zona dove vi consiglio di andare magari di giorno, e soprattutto state attenti perché vi fanno un sacco di giochetti e di tranelli. Si appostano proprio lì questi ragazzi e appunto vi vedono magari che fate le foto, vi vedono distratte, tac, vi prendono le cose, quindi occhio. A noi ci hanno fatto il giochetto che gli dovevamo fare una foto e poi magari c'era appunto un altro che nel mentre che noi facevamo le foto a questi, capito, ci sfilava le cose. Io e Julie siamo molto attente sempre, io poi sono paranoica su queste cose, quindi avevo subito capito la cosa. Julie invece stava lì, aveva fatto la foto a questi, io gli ho detto giù perché gli hai detto che gli fai la foto, non dovevi dirgli di sì. E quindi a una certa gli ha lasciato il telefono e siamo andati per i cavoli nostri. Poi questi ci hanno cominciato a seguire, raga, è stato traumatico. Corsa a prendere la metro, abbiamo cambiato zona, però alla fine abbiamo fatto anche la foto lì, trovate tutto sul mio Instagram sempre. Comunque tutto questo per dirvi che a Montmartre ci sono un sacco di negozietti di souvenir e ho trovato questo negozietto e ho preso un pochino di cose. Allora, alcune le ho già date. Comunque ho preso questi portachiavi che sono stupendi, ragazzi, guardate qua, questo è logicamente per me, che ha un macaron rosa con appunto la mia iniziale, una mini Tour Eiffel con tutti dei brillantini e un fiocchettino, cioè è stupendo, è bellissimo. E poi vabbè, qui ne ho preso uno per la mia amichetta Franci, quindi alla F, poi ne ho portato una mia sorella e una mia madre. Invece, zona Tour Eiffel, ci sono questi ragazzi che appunto si mettono là con i classici notte lì per terra e vendono un pochino di cose, però secondo me convengono alla fine e vendono, mi pare, 5 portachiavi della Tour Eiffel a 1 euro, una cosa imbarazzante. Come vedete sono tutte fatte così e hanno dei vari colori, insomma. Io ne ho preso uno fucsia, uno bronzo, un argento e uno rosa più chiaro e un altro blu che ho già dato a mio padre. Questo invece è il vasetto della colazione dell'hotel, mi piaceva tantissimo e quindi io ho portato questa marmellatina a mia nonna oltre ad altri gadget, perché lei ama la marmellata di arancia amare, a me non piace, e quindi insomma io l'ho presa, però io la devo ancora portare. E poi vabbè, tra gli altri souvenir ci sono le classiche calamite che ho già dato, adesso mi è rimasta questa da dare.
sempre l'altra mia nonna, però sono un sacco carine. Queste qua invece le ho prese in un negozietto vicino a Notre Dame, quindi vabbè, di souvenir insomma ne trovate a mizzeffe. Mentre sugli Champs-Élysées c'è una Sephora, raga, immensa. Vi potrà sembrare banale e superficiale, ma mi è proprio rimasta impressa sta Sephora gigante, quindi ho detto come prima cosa a Giulia, appena arrivate qua sugli Champs-Élysées, andiamo subito da Sephora. E quindi tac, bustina di Sephora, che poi in realtà, visto che appunto è francese, si dovrebbe dire Sephora. Ho speso un bel po' in realtà, perché ho speso 144 euro più o meno. Ho preso un'altra maschera in tessuto che poi non è stata utilizzata, quindi si aggiungerà alle altre 1000 che ho, ma farò sempre comodo. Questa qui è defaticante, energizzante, come si chiama questo? Melograno. Vabbè, questa viene insomma come sempre 3,99 euro. Cosa curiosa e affascinante, mi ero portata questa crema viso di Clinique, che ultimamente mi sta piacendo da morire. La porto in hotel, la appoggio lì e poi una certa mentre la usavo mi è cascata per terra, raga, volevo piangere. Quindi ho detto va bene, approfitto, la ricompro lì perché comunque la uso anche per lavoro ed è questa crema qui che io vi consiglio, raga, per qualsiasi cosa. Se avete pelle secca, grassa, mista, questa va bene per va soltanto dosata un pochino a seconda della pelle e potete utilizzarla anche come base trucco perché comunque è molto gelatinosa, leggera, ed è la Moisturize Surge, è spettacolare, costa un pochino perché costa 34 euro. Poi ho preso la nuova terra di Fenty Beauty che si chiama Sunstalk e costa 31 euro, però ero troppo curiosa di provarla e ho preso la colorazione più chiara che si chiama In The Sun, anche se probabilmente è troppo chiara anche per me, cioè quasi non si vede, ed è quella che ho oggi su, come vedete da un effetto ipernaturale, però mi piace un sacco la formulazione perché si stende bene, è bella sfumabile e questo è il colore chiarissimo. Infatti magari, non lo so, più avanti ne prenderò un'altra, vedremo un attimo come ci trovo, l'ho usata oggi per la prima volta. E poi cosa stupenda, c'era lo stand di Tarte che adesso arriverà anche da noi in Italia piano piano, finora c'è la palette mi pare, quella nuova, ma lì avevano proprio lo stand tutto pieno e volevo prendere il mondo, raga, che ve lo dico a fare, ma mi sono molto trattenuta, volevo prendere soprattutto le cose viso perché ne ho sempre sentite parlare bene. Infatti ero lì che stavo per prendere il correttore, quello della linea vitaminica che non mi ricordo come si chiama, poi ho girato l'angolo e ho visto lui, raga, il sogno della mia vita, perché io sono fissata con i correttori, soprattutto quelli belli coprenti ma non pastosi, e ho visto lui, lo Shape Tape, raga, ciaone, ho detto ciaone, lo devo prendere. E questo qui viene 27 euro, quindi insomma non scherza, però ero troppo curiosa. Dicono che assomigli molto a quello di Nabla, che è il mio preferito, costa comunque di meno perché mi pare costi intorno ai 19 quello lì, che è appunto il close up concealer. E questo è il baby, ha uno scovolino, raga, gigante anche confronto a quello di Nabla. E io ho preso la tonalità fair, che dovrebbe essere la più chiara, spero vada bene perché ero in decisa, però con le luci là dentro non riuscivo a capire, quindi mi sono presa questo qui e vedremo. Poi sempre vicino a Notre Dame, vabbè, è pieno di Starbucks e a Parigi, che tra l'altro facevano anche il cool lime, quindi io stavo tipo in paradiso. Ho preso la tazza, questa qui, perché io le colleziono tutte quante, o almeno dove le trovo le prendo. Come vedete sono belle queste tazze perché per ogni città riportano i monumenti principali, poi c'è il classico login di Starbucks e all'interno c'è scritto appunto la città, quindi qua c'è scritto Parì, è troppo carina, poi è gigante, io che sono fissata con le tazze, mia madre mi odierà. E poi ultimo, sempre lì vicino a Notre Dame, da portare a casa. Ho preso una box da 18 pezzi, raga, vi svenano, ve lo dico, perché un macarons là, soprattutto da La Durée, costa 2,10 euro. Io ricordavo che qui da noi costassero di meno, infatti non ho capito questa cosa, ho pensato, vado lì, è la patria del macarons, costerà di meno. Al cavolo, cioè te lo fanno pagare proprio di più. E quindi vabbè, sono finita da La Durée, anche se ci sono un sacco di altre pasticcerie, negozietti che li vendono, però vabbè, io ero fissata che volevo andare lì. E appunto ho preso la box da 18 pezzi, tipo 42 euro. Io volevo piangere. Mentre lì ne ho mangiati tipo due, uno in una pasticceria che infatti mi sono pentita di non averli presi là perché un macarons costava 1,50 euro e qui appunto ne venivano 2,10 euro, quindi vabbè, uno là, uno qua e passa la paura. Però ecco, in linea generale
vi straconsiglio Parigi, ragazzi, perché è bellissima. Noi abbiamo beccato dei giorni belli, a parte uno, però freddissimi, cioè vi giuro, ma un freddo. Poi io vado sempre ben scortata, invece Giulia stava con un giacchetto di pelle e ha battuto i denti, quindi insomma vi consiglio di andarci se ci andate magari in primavera, quando sbocciano i fiori, perché è bellissimo. Poi andavamo molto spesso, essendoci di passaggio verso l'hotel, alla Tour Eiffel. L'abbiamo vista illuminata, accendersi con tutte le lucine, quelle sgargianti. Anzi, vi do questa tips perché ce l'avete detto voi sulle stories, io non ne sapevo nulla. La sera la Tour Eiffel si accende con le luci classiche, insomma, che c'è tutta la notte, credo. Però soltanto i primi 5 minuti di ogni ora, mi pare dalle 8 in poi, dalle 8 alle tipo alle 3, alle 5 del mattino, vengono tutte queste lucine brilluccicose ed è stupenda, davvero stupenda. Se riesco vi metto qualche video qua che ho fatto. Quindi insomma ci siamo divertite molto, stancate tanto perché logicamente abbiamo camminato tutto il giorno, tutti i giorni, per non perdere neanche un secondo, però ve la consiglio spassionatamente. Poi se ci andate col moroso, l'amorosa, è sicuramente più romantica, cogliete meglio quella sfumatura lì, però noi siamo state comunque romantiche nel nostro, quindi un bacio alla mia socia e un bacio a voi che avete visto questo video dall'inizio alla fine. Come vedete non c'è tantissima roba, era proprio un video simbolico, anche per spiegarvi un pochino queste cose magari che mi avete richiesto ogni tanto, quindi racchiuderle un po' in un video secondo me è più utile. Detto ciò, spero il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, iscrivetevi se ancora non lo siete. Io vi mando ancora un grosso bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao.